Rieccomi tornato ancora più incazzato. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Come vedete siamo su Black Ops 2, per la precisione sulla modalità zombie. E questo è un gameplay registrato in una delle serate fatte con alcuni di voi appunto su zombie, per tentare di prendere tutti i trofei del gioco, quelli che avevo organizzato su Facebook tempo fa e che continuo a organizzare di tanto in tanto anche ora. E vabbè, qui eravamo in 4 mi sembra. Intanto saluto e ringrazio tutti quelli che erano con me, che sicuramente si riconosceranno in questo video. E praticamente questa era una partita in cui giocavamo per prendere il trofeo, aspettate che prendo il nome, non lo ricordo, intanto passa una moto mentre faccio il gameplay, mentre commento il gameplay ovviamente. Era il trofeo niente fuoco fino all'ultimo, ovvero il trofeo che chiede di aprire tutte le porte senza finire in fiamme nella modalità transit ovviamente. Scusate per la voce ragazzi, un po' mi sta andando via la voce a causa della tosse, insomma non... quest'anno proprio passo da un'influenza all'altra praticamente, le mie difese immunitarie sono in sciopero praticamente, comunque quindi mi scuso per la voce e per i colpi d'ossa che sicuramente arriveranno. Comunque dicevo, si giocava per questo trofeo apparentemente complicato, perché in transit, sì, anche l'ambulanza adesso, vai forza, chi è il prossimo, la rotina. Comunque dicevo, apparentemente complicato questo trofeo, perché in transit si può prendere fuoco facilmente, ad esempio scendendo dall'autobus alla seconda fermata, insomma, sì, alla stazione di benzina, dove appena giù dall'autobus c'è la lava, quindi lì è facile prendere fuoco. Ma ancora più facile è prendere fuoco in città, perché nella città c'è, cioè, oltre alle spaccature con la lava a terra, è pieno di zombie infuocati, quindi basta che ti toccano e prendi fuoco. Quindi non è una cosa facile aprire tutte le porte di tutte le mappe senza finire infuocati. È fattibile però se si è aiutati, come lo sono stato io in questo video. Perché in realtà il trofeo chiede di aprire tutte le porte, ma non chiede che a farlo sia un singolo giocatore. L'importante è che li apra qualcuno, quindi se siamo in 4, cosa possiamo aprire, ad esempio una io, una te, quindi come così, non serve che le apra tutto lo stesso giocatore per prendere il trofeo. Per cui in realtà c'è la scappatoia facile facile, no, però comunque non è difficile affatto. Basta avere dei compagni con cui comunicare, dei compagni insomma abbastanza bravi di cui ci si possa fidare, che vadano a aprire le porte, mentre il giocatore che vuole prendere il trofeo cerca di restare il più possibile al sicuro, quindi ad esempio non scende dall'autobus alla stazione di benzina, così non si brucia, oppure non va per niente in città, così non rischia di bruciarsi con gli zombie e con la lava. Insomma, l'importante è che il giocatore che cerca di prendere il trofeo stia al sicuro lontano dalle fiamme. E gli altri intanto, gli altri tre, ovviamente più si è più è facile farlo questo trofeo, ma si può fare anche in due. Comunque gli altri giocatori vanno in giro e aprono tutte le porte per lui, e alla fine lui riceverà il trofeo. Purtroppo questo è un trofeo che, se non sbaglio, non lo dà, è un trofeo che non viene dato a tutti i giocatori che fanno la partita, che giocano la partita, insomma viene dato soltanto a quello che non si brucia ovviamente. Certo, poi se nessuno si brucia è chiaro che il trofeo lo prendono tutti, però è molto facile che chi va in giro ad aprire le porte prima o poi si brucia, quindi in genere il trofeo lo prende soltanto chi rimane al sicuro. Niente, questo gameplay ci siamo riusciti in questa partita, quindi vi lascio al video. Vi avviso che il video sarà molto lungo, cioè molto lungo, comunque durerà tipo 25 minuti. Non lo commenterò tutto, anche perché oltre una certa soglia non saprei cosa dire. Adesso vi sto raccontando un po' che partita è, che tipo di partita è. Quando l'ho finito vi lascerò le immagini ovviamente. E so che madonna sta voce, so che sarebbe stato molto più figo, mamma mia ragazzi, mi approvo via, so che sarebbe stato molto più figo se avessi registrato le nostre conversazioni in live mentre giocavamo, ma purtroppo se non sbaglio in questo video stavamo comunicando con la chat della PS3, con i microfoni della PS3, quindi non si poteva registrare.
chiaramente avessimo parlato su Skype avrei registrato, ma non era possibile quella sera. Quindi purtroppo vi dovete accontentare di ciò, di un video così. Sicuramente se ne farò altre, arriveranno col commento in live registrato da Skype, questo penso di potervelo assicurare. Anche se ormai i trofei non me ne mancano più molti, nel senso che mi manca quello tipo sconfiggi lui senza che, com'era, senza che, non mi ricordo, vabbè. Comunque quello in cui bisogna uccidere l'avvocato, il zombie quello elettrico. Tra l'altro ho letto che quel trofeo è buggato, quindi boh, poi ci proverò prima o poi. E mi manca ovviamente Torre di Babele. Abbastanza tosto come trofeo, già abbiamo cominciato a provarlo, però prima o poi lo prenderò per forza. Niente, volevo anche dirvi, cogliere l'occasione di questo video per dirvi che sono contento di come avete risposto a questa mia iniziativa su zombie, perché ogni qualvolta vi dico su Facebook che sono libero una sera per giocare a zombie, non mi lasciate mai da solo, c'è sempre qualcuno, spesso siete anche tanti, come in questo video eravamo in quattro. Insomma, non fatico a trovare i giocatori, mi fa piacere vedere che siete molto disponibili, mi fa piacere soprattutto, ancora di più, mi fa piacere vedere che siete tutte persone serie, cioè quelli che hanno giocato con me finora, lo sai, tutte persone serie che hanno collaborato per l'obiettivo comune e soprattutto sono molto bravi, quindi mi ha fatto molto piacere perché io temevo molto l'effetto bimbo minchia, no? La gente che si propone e poi dopo si mettono tutto a fare i cazzoni, capito? Non aiutano. Invece devo dire, ci sei stati sempre in tanti e sei sempre tutti molto bravi, sia appunto come abilità che come serietà. Quindi ringrazio veramente tutti quelli che hanno partecipato nelle varie serate, non solo in quella di questo video, ovviamente. Non ci E credo, niente, sono molto sono riuscito contento e non veramente a escludo metterla che in moto. più avanti, se avrò altri giochi da completare in cooperativa per prendere i trofei, penso proprio che insomma ripeterò questo tipo di iniziativa perché mi sto anche divertendo moltissimo. E dunque, cos'altro volevo dirvi? Ah sì, ecco, una cosa che non c'entra niente, perché so già che ve lo chiederete. Per quanto riguarda il concorso, allora, il concorso, credo che il video del concorso arriverà settimana prossima, credo più o meno. Comunque, senza che me lo state a chiedere tutti, non voglio darvi una data precisa perché non so quando avrò esattamente il tempo di editarlo tutto, eccetera, però. Sappiate che appena sarà pronta arriverà, ovviamente, quindi non so darvi una data. Credo settimana prossima, ma non me lo do per certo, però penso di sì. E vabbè, prima di chiudere qua il commento e lasciarvi al video, volevo dirvi un paio di dettagli, insomma, su questo trofeo, ve li volevo dire prima, però mi sono perso in chiacchiere. Mentre sul trofeo in questione, ovviamente, su quello di non finire in fiamme e di aprire tutte le porte. Praticamente le porte, per porte si intende tutte le porte che si aprono con le turbine, tutte le porte che si aprono con i punti e tutte le porte che si aprono con le granate. Praticamente, per quanto riguarda i punti, servono in totale, ora ho fatto un conto abbastanza così alla spicciola, quindi non è che sia proprio precisissimo, credo. Ma se non ho contato male, dovrebbero servire circa 7.000 punti per aprire tutte le porte complessivamente. Quindi sì, quindi bisognerà mettere da parte un po' di punti uccidendo zombie, neanche tantissimi poi. Poi ci sono credo forse una decina di porte da aprire con le turbine e un paio di porte mi sembra con le granate. Sì, mi sembra che erano un paio. Comunque, come detto, il trofeo se fatto in quattro o in tre anche diventa abbastanza facile se avete un paio di compagni fidati e forti. E penso di avervi detto più o meno tutto sul trofeo. Sì, e direi anche tutto quello che avevo da dire in questo video. Ultima comunicazione di servizio, vi ricordo, l'ho già detto ieri, ma vi ricordo comunque che domenica, se tutto va bene, sarò al Robins, quindi se mi vedete sbavare davanti agli stand, fermatemi pure, ci facciamo una chiacchierata, a me fa solo che piacere. E vi lascio, se la voce me lo permette. Vi lascio alla seconda metà praticamente del video e alla fine, insomma, alla fine si arriva al So trofeo, cosa insomma, serve. guardatelo, soprattutto se vi interessa prendere il trofeo, Cosa serve? altrimenti chiudete il video, fate quel cazzo che volete, io vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!
Vada con l'affare che ho visto quella volta. Se volevo costruire, andavo alla scuola di costruttori, cazzo! Davvero niente male. Spero sia giusto così. Altrimenti chi la sente quella stronza? Sì! Uno sveglio come me non ha bisogno di studiare. Ora potete ringraziare Sammy Stullinger. Una specie di illusione ottica? Gli alieni son da culo, non mi avranno! Non provare a toccarmi! Prima sparare, poi chiedere munizioni.
sentirò la costituzione fosse l'ultima cosa che faccio! Non voglio morire sullo sputo di chissà chi! Fortunato, mi vedrai usare un coltello. Rasman è qui per ammazzarvi e basta. Soffia, soffia. Troppi punti. Vedere, ma non toccare, bello. Di bum bum. Non si può dire che mi spiace andar via. A Rasman piacciono gli autobus dezombizzati. Istante!
accesa la spia della benzina. Non mi sorprende. Pieno carico su queste cose. Preso il fatto che loro mi mettono dappertutto.